Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 3 febbraio, l'Assemblea ha commemorato Stefano Monteggia, consigliere nell'ottava legislatura, prematuramente scomparso, e ha approvato due documenti per l'istituzione del comune di Mappano. Nella pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione dell'associazione Custodiamo la Valsessera, contraria al progetto di ampliamento della diga delle Mischie. Nel pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il documento di programmazione economico-finanziaria 2015-2017. Il provvedimento è il riferimento finanziario per predisposizione dei bilanci, definizione delle politiche regionali e per misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi. Gilberto Pichetto, Forza Italia. Quello che noi vogliamo rimarcare è la debolezza in questo momento di proposte sulle norme che devono liberare un po' il Piemonte e adeguare quella che è la vecchia normativa ai nuovi tempi che stiamo vivendo. Interesse dei piemontesi che si possono utilizzare al meglio i fondi strutturali, dobbiamo aiutare il Piemonte a voltare pagina. Vittorio Barazzotto, Partito Democratico. L'obiettivo che ci poniamo è quello di rendere probabilmente la vita più semplice ai contribuenti. Penso alla legge di semplificazione e penso anche a una riorganizzazione della spesa pubblica, che non vuol dire semplicemente tagliare, ma vuol dire realizzare delle economie in modo da rendere più efficiente la spesa stessa e migliorare anche la qualità nei confronti dei cittadini in tema di servizi. Presentate al Talent Garden di Torino le proposte più interessanti che hanno partecipato al contest Io Lavoro, startup con la collaborazione di Talent Garden e Fondazione Human Plus. L'evento è stato promosso dalla Consulta regionale dei giovani e dall'Agenzia Piemonte Lavoro per contrastare la disoccupazione e promuovere creatività e innovazione. Alessandro Benvenuto, consigliere delegato alla Consulta Giovani. La Consulta Giovani si sta occupando di questo tipo di tematica, quella del mondo del lavoro, che noi consideriamo la tematica più importante che oggi la Regione Piemonte ha bisogno, e quindi la Consulta regionale dei giovani se ne sta occupando e ha con questa iniziativa trovato una grandissima adesione di ragazzi. Immagini e testi che raccontano la vita in cella e le storie di alcuni detenuti a partire dalla preparazione di una tazza di caffè per riaffermare che il carcere può essere luogo di riscatto e di riabilitazione sociale. Questo è il filo conduttore della mostra fotografica Pure in carcere lo sanno fa, promossa dal Garante regionale per i detenuti in collaborazione con l'associazione piemontese Sapori Reclusi, allestita fino al 3 marzo all'URP del Consiglio regionale. Per gli appuntamenti segnaliamo fino al 6 marzo la Biblioteca della Regione Piemonte Cimeli dal fronte, gli oggetti che parlano della Grande Guerra. In esposizione gli equipaggiamenti e le armi dei soldati italiani e una piccola parte di oggetti appartenuti al nemico, i soldati austriaci e tedeschi. Nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, fino al 9 marzo, Tu cancro, io donna, ammalarsi di femminilità, mostra fotografica in collaborazione con Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. È tutto, altre notizie e approfondimenti su cr.piemonte.it. A risentirci la prossima puntata. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.